Se vi state chiedendo com'era un PC da gaming nel 1999, beh, oggi andremo a fare proprio questo. Assembleremo una macchina da gioco di ben 25 anni fa con tutte le componenti dell'epoca. Andremo poi a testarla nei giochi e faremo anche overclock. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro di ben 25 anni al 1999, periodo storico veramente interessante per l'hardware informatico perché veramente da pochi anni si era coniato il termine di PC per giocare, perché come saprete o come immaginate, ecco, all'epoca i computer costavano un occhio dalla testa e quindi non erano proprio le prime macchine che venivano in mente quando si parlava di videogiochi, per quello ecco c'erano le console o diversi un computer. Però questo discorso cambiò andando verso la fine degli anni 90 e verso il nuovo millennio, quando diversi produttori di hardware rilasciarono sul mercato delle periferiche, delle schede dedicate al gaming in sostanza. E diversamente dal periodo attuale, dove ci sono principalmente, potremmo dire, tre produttori di schede video, Nvidia, AMD e Intel in parte, all'epoca ecco, la scelta era molto più ampia perché c'erano diversi produttori che poi ecco, hanno anche lasciato il mercato e ormai non producono più. E proprio per questo, secondo me, la fine degli anni 90 è stato uno dei periodi più belli dell'hardware informatico e che anche andarlo a riscoprire oggi ha senso ed è molto affascinante per il fatto che c'era proprio un fermento da parte dei produttori che producevano schede video, in particolare, ognuno, ecco, aveva la sua alternativa e anche la sua libreria grafica per far poi girare i vari giochi con le proprie schede. Quindi ecco per questo andiamo a vedere oggi una build proprio del 1999. Ma prima di continuare col video, vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale se ovviamente non l'avete già fatto, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui prossimi video che usciranno sempre qui alle 2 di pomeriggio. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, mentre l'altro per l'usato. In entrambi i casi sono offerte su Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza e ogni volta passano delle belle offerte, quindi mi raccomando, iscrivetevi perché fate un favore a voi e al vostro portafoglio. Infine vi ricordo anche di seguirmi sul mio canale di TikTok e sulla mia pagina Instagram. E ora direi di riprendere con la scelta delle componenti. E iniziando con la scelta del processore, come vedete qui di fronte a me ho un Intel Pentium 3. Sì, perché il 1999 per Intel fu proprio l'anno dove i suoi Pentium 3 diedero il massimo sullo slot 1, che è la piattaforma poi che andremo a vedere oggi. E successivamente, poi nel 2000 e 2001, uscirono anche i Pentium 3 Tualatin, che furono le ultime versioni basate sull'architettura rivisitata e tra l'altro anche su un altro socket. In questo caso, questo Pentium 3 è basato sull'architettura Coppermine ed è un 800 MHz che per l'epoca, per il 1999, era l'Intel Pentium 3 più potente sul mercato. Infatti, ecco, il prezzo di lancio era di $860 o qualcosa del genere, quindi veramente un prezzo folle e per questo in realtà per un PC da gaming dedicato dell'epoca sarebbe stato più saggio, ecco, optare magari per un modello di Pentium 3 da 550 MHz, 500 MHz. In questo caso, diciamo, sono voluto andare all in, anche perché ce l'avevo a disposizione. E ecco, quindi ho scelto questo Pentium 3 che di base poi, diversamente ecco anche dai modelli 500 MHz e giù di lì, ha anche il fatto di avere la cache di livello 2 dimezzata, e questo uno dice cavolo, però è il modello più potente perché ha meno cache degli altri, però ha il fatto di averla direttamente sul die, diversamente dagli altri Pentium 3 che ce l'hanno a fianco ecco al processore, sempre nella cartuccia, perché sì, abbiamo un processore su slot, ripeto, non su socket, e quindi questo fece sì che la cache L2 presente su questo Pentium 3 era decisamente superiore rispetto alle cache L2 presenti negli altri Pentium 3, ma appunto di generazione precedente. E passando alla scelta della scheda madre, abbastanza obbligata, visto che abbiamo preso un Pentium 3 su slot, sarà una slot 1. Infatti questa è un Asus P3V133, un modello di scheda madre Asus che era fatto apposta per supportare i processori Pentium 3 su front side bus di 133 MHz come questo Pentium 3 800 MHz. Quindi ecco, è una scheda madre comunque molto buona per l'epoca, anche se effettivamente dal punto di vista della customizzazione non ha gli switch ma i jumper, quindi questa potrebbe essere più una scocciatura quando andiamo a settarla per insomma il nostro computer, però per il resto
questo, ecco, il fatto di avere comunque diversi slot ISA, tanti slot PCI, lo slot AGP e insomma il supporto poi a RAM non DDR ma PC fino a 133, che per questo Pentium 3 fa sicuramente al caso suo. Passando alla RAM, abbiamo invece un banco di RAM da 256 MB che vanno più che bene, ecco, per una macchina del genere. All'epoca, ecco, si andava sui 128 MB, 256, non tanto di più, anche perché, ecco, Windows 98, dopo mi pare il giga di RAM, ecco, inizia anche a non vedere più nulla, quindi insomma non abbiamo bisogno di andare su quantitativi di RAM eccessivi, anzi molto spesso lasciare un singolo banco, visto che all'epoca non esisteva il dual channel, se ve lo state chiedendo, ecco, può favorire le prestazioni, quindi per questo sono andato a prendere un singolo banco da 256 MB, in questo caso della Micron. Per quanto riguarda la scelta dell'hard disk, sono andato su un modello PATA, ovviamente, quindi non SATA, non un SSD, ma un disco che aveva senso per l'epoca. In questo caso è un 80 giga Seagate Barracuda da 7200 RPM, che sono insomma una ottima velocità per un hard disk per installare Windows 98, per far girare tutti quanti i giochi, anche come capienza. In realtà per l'epoca 80 giga erano effettivamente tanti, quindi questo credo in realtà sia stato prodotto come hard disk qualche anno dopo, inizio anni 2000, però ecco, per una build del genere va più che bene, e piuttosto che andare alla ricerca proprio di hard disk del periodo storico giusto, con magari pochi, molti meno giga e quant'altro, e pagargli un occhio dalla testa, ecco, vi consiglio comunque di andare su un hard disk PATA anche da 80 giga e andate senza problemi. Passando poi alla scelta di alimentatore, case, lettore CD e floppy, in realtà queste, se siete, ecco, fan del mio canale già da un po', le avrete già viste nel retrocomputer con Windows 98 generico che avevo realizzato quasi 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, diciamo, e appunto sono delle componenti valide anche per questo computer, quindi senza andare a smattirmi a cercare chissà dove, strapagando poi in alcuni casi, ecco, queste componenti ho deciso di riutilizzarle per questa build che, ecco, invece diversamente dall'altra è di un anno prima, perché quella lì era una build più del 2000-2001, in questo caso invece proprio del 1999. Per scendere nello specifico, come alimentatore abbiamo un FSP Fortron Source da 300 watt circa, come lettore CD abbiamo un LG 52x, poi come lettore floppy abbiamo un lettore floppy generico, non mi ricordo di che marca, e anche il case non credo ci sia scritto da nessuna parte la marca, ma all'epoca, ecco, le marche che producevano case insomma non erano molto famose, a parte forse Cooler Master e poche altre, ecco. E passando ora, secondo me, ai pezzi forti, abbiamo la scheda audio, che è una Creative Sound Blaster AV64, che è una scheda audio in realtà realizzata nel 1997 e appunto che andava benissimo per una build del genere. All'epoca era una delle schede audio più blasonate, in realtà insieme alla AV64 Gold, che però, ecco, non l'ho presa per questa build perché costava, ecco, un occhio dalla testa. Questa invece sono riuscito a prenderla relativamente poco, quindi ecco, ho deciso di utilizzare questa, che è una scheda audio su interfaccia ISA, quindi come, ecco, le vecchie schede audio che si utilizzavano anche per DOS, e proprio per questo, ecco, anche per i vecchi videogiochi DOS, così abbiamo una piena compatibilità, cosa che con schede audio PCI, proprio magari di questo periodo andando un po' avanti, ecco, inizia un po' a vacillare questo supporto ai vecchi titoli. E finendo con la scelta delle schede video, qui di fronte a me ho una 3DFX Voodoo 3 2000, una delle schede video più interessanti del 1999, probabilmente quella con rapporto qualità-prezzo migliore, perché era una scheda video che aveva prestazioni ottime nei vari titoli, poi nei titoli ottimizzati per le librerie grafiche Glide andava veramente fortissimo e costava tipo 150.000 lire o qualcosa del genere, che era un prezzo veramente basso effettivamente anche per l'epoca per una scheda video. Come vi ho già detto all'inizio, ovviamente c'erano tanti altri produttori di schede video, infatti ecco, per realizzare un PC del genere possiamo andare benissimo anche su altre componenti senza andare per forza con 3DFX. Detto questo, però, direi che ho parlato anche abbastanza e ora direi di passare all'assemblaggio di questo computer e poi al risultato finito e ai vari test, con tra l'altro anche qualche risultato in overclock di questa Voodoo 3 2000, perché si poteva, vi dico subito, ecco, overclockare alle prestazioni anche qualcosina in più della Voodoo 3 3000, che andava effettivamente un pochino di più e costava, vi facevano pagare decisamente di più, quindi per questo, ecco, siamo andati a fare anche overclock su questa scheda. Detto questo, assemblaggio.
E partendo col primo titolo abbiamo Quake 2 di fine 1997, testato in 640x480 a stock in overclock. Vediamo la differenza non elevatissima, 110 fps contro 115, in entrambi i casi comunque soglie ottime di fluidità, e anche in 800x600 abbiamo 83 fps dello stock contro i 92,3 dell'overclock, quindi veramente un'esperienza di gioco ottimale. Passando a Incoming del 1998, abbiamo qui la time demo, appunto dove abbiamo misurato il frame rate in 640x480, stock 97 fps, overclock 109, quindi anche qua esperienza di gioco super super fluida. Passiamo ora a Unreal, gioco classico del 1998 con le librerie grafiche Glide. In questo caso in 640x480 abbiamo un bel incremento per l'overclock, perché passiamo da 74 fps a 89, e in 800x600 passiamo da 54 a 73 fps, quindi anche qui davvero ottimo, e in 1024x768 38 fps fino a 52,9, quindi veramente tantissimo come incremento in percentuale per un'esperienza di gioco eccezionale. Su Tomb Raider 3 del 1998, questo in Direct 3D, abbiamo un'esperienza di gioco diciamo cappata a 30 fps in tutte le risoluzioni che possiamo testare, quindi dal 640x480 fino al 1024x768, quindi anche qua gioco molto fluido. Su Half-Life Opposing Force, nella time demo, gioco espansione di Half-Life del 1999, stock 77 fps contro 71 dell'overclock. Questa è una cosa che non mi spiego, perché effettivamente vada di meno insomma il settaggio in overclock, e anche in 800x600. In entrambi i casi comunque il V-Sync era stato disattivato, quindi non capisco perché ci sia questo risultato che si anche reitera in 1024x768, stessa cosa, abbiamo meno fps in overclock. Ma ora passiamo a dei titoli
un pelo più recenti, in questo caso Unreal Tournament del 1999. In questo caso però non abbiamo la time demo come nel primo gioco, comunque con un frame rate preciso calcolato. Vi posso dire che comunque l'esperienza di gioco, almeno se 40x480, risulta essere veramente molto fluida anche in azioni concitate, e salendo un po' di risoluzione siamo sugli 60 fps a calare. E in Deus Ex invece, gioco del 2000, anche qui questo dovrebbe essere forse addirittura in glide, abbiamo comunque un frame rate che si aggira in 640x480 tra i 30 e i 60 fps in base alla scena, ecco. Però possiamo benissimo giocare anche a risoluzione più alta. E ora direi di passare alle conclusioni. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto i test su questa macchina, che dire, io sono veramente contentissimo del risultato finito, per il fatto che, avendo utilizzato tutte le componenti dell'epoca, quindi del 1999, anche il monitor è proprio un modello di quell'anno, e vedere questi risultati davvero mi ha stupito, perché magari molto spesso, ecco, noi andiamo a testare, a usare componenti o computer che sono più prestanti di quello che effettivamente richiedevano i giochi all'epoca, e quindi ecco, magari abbiamo esperienze di gioco eccezionali però su hardware che non era proprio quello del periodo. In questo caso abbiamo giocato ai titoli proprio di quegli anni con l'hardware che c'era a disposizione in quegli anni. Certo, la CPU, come abbiamo già detto prima, era abbastanza overkill effettivamente, però bene o male, ecco, anche con un processore sempre Pentium 3, magari 500 MHz, 600 MHz, siamo più o meno lì, ecco, perderemo qualcosina ma veramente poco. E come scheda video abbiamo visto anche qui la 3DFX Voodoo 3, davvero no, non è niente male, in questo sicuramente sì. Certo è che sappiamo, ecco, la situazione dei prezzi com'è per quanto riguarda 3DFX, quindi ecco, io mi sentirei più che altro di consigliarvi, magari se volete fare una cosa simile, di andare su altri brand come Nvidia con le Riva TNT2, che si trovano abbastanza facilmente. Se invece, ok, volete proprio l'esperienza glide dura e pura, sì, non posso che consigliarvi di andare su una Voodoo 3 2000 in questo caso, perché abbiamo visto anche con un po' di overclock raggiungiamo e superiamo le prestazioni di una Voodoo 3 3000, che arrivava a 166 MHz, mentre la Voodoo 3 2000 era 143, e in questo caso abbiamo portato il core clock a 173, quindi comunque un bel incremento in più anche rispetto alla Voodoo 3 3000, che nel mercato dell'usato comunque vi costa ben più di 100 euro, anche abbastanza di più molto spesso. La cosa che probabilmente mi ha stupito di più poi è la fluidità con cui giravano questi giochi, perché sì, ok, se andiamo a mettere risoluzioni un po' più alte come il 1024x768 abbiamo un frame rate sotto i 60 fps molto spesso, tra i 30 e 60, e mentre se andiamo ad abbassare magari già 800x600 siamo sui 60, molto spesso anche di più. Se poi scendiamo al 640x480, che magari molti di noi insomma la vedono come una risoluzione molto bassa, comunque inadeguata, in realtà vista su un tubo catodico anche come questo, veramente super economico, perché un modello del genere vi costa veramente 20 euro molto spesso, anzi c'è caso anche che ve li regalino questi. Non parliamo, ecco, di un Sony Trinitron costosissimo, ma di un LG che veramente si trovava praticamente in ogni ufficio. Quindi anche con questo monitor riusciamo in 640x480 ad arrivare a 120 Hz, cosa veramente non scontata, e che vi assicuro, vista dal vivo è un'altra cosa, nel senso, con la videocamera magari sì, qualcosa si riesce a intravedere di buona fluidità, ok, però dal vivo veramente c'è un tempo di risposta e una qualità, una fluidità nell'immagine che sono davvero impareggiabili. Tutto questo, ripeto, con un tubo catodico che praticamente vi regalano. E per concludere questo video poi ci tengo a ringraziarvi se l'avete visto fino a questo momento. Se così, mi raccomando, lasciate un bel mi piace qua sotto e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Poi ecco, magari lasciatemi qua sotto nei commenti se volete vedere altri contenuti riguardanti il retro hardware, perché ho visto che, ecco, interessano a diversi tra voi. Magari prossimamente potremo vedere la prima scheda video Intel in azione, ma non vi spoilerò nulla, ecco, magari fatemelo sapere qua sotto nei commenti se siete interessati a questo argomento. In ogni caso io vi consiglio due video che, se non avete visto, vi invito a guardare. Il primo è quello che riguarda il mio PC con Windows 95, video realizzato per Natale e registrato su VHS, davvero è stato un lavorone quel video lì, e ecco, se non l'avete visto vi invito a recuperarvelo. Mentre il secondo video che vi consiglio è quello sulla build da 3000 euro del 2010, anche in questo caso tra virgolette una retro build, e siamo andati a vedere qual era l'esperienza di gioco in un PC enthusiast, appunto, costruito nel 2010. Detto questo, è veramente tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.